How wonderful to know you really love me. How wonderful to know you really care. How beautiful to feel my arms around you, kissing your eyes, hearing your sighs, touching your head. Ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione dei figli. Prendere legittima moglie la qui presente signora Maria Francesca Sessa. Sì, moglie. E voi, signora Maria Francesca Sessa, volete prendere legittimo marito il qui presente signor Gianluca Cirino? Sì, lo voglio. In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. Finalmente stasera sto qua insieme a te e nessuno può sentire. Sono poco scornoso e sti cose tu sai, non so buona le fa. Chi non tiene coraggio in da vita non sono, o posso la perdere. Perciò si sta calda, capita, o sono amici tu, ma sono innamorato di su pazzo di su pazzo di stare rende ti faccio vicino, ma va se prima tu. Allora sì, abbracciami più forte, che voglio sempre forte. Se tutto il tempo che è passato è tempo perso, oggi rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio arrivare. Se vado là da Gesù nato, come ci dava mano stile quante cose si pensano a volte prima di te, ti voglio bene. Fa quasi paura a pensare che ti può innamorare, così rinda un attimo. Com'è bella cantare una canzone per te, mentre in mano si cercano. E
si sbaglia e parola non succede niente, ti guarda e torna a mentire. Ma sono innamorato, so pazze te, stare renne e ti faccio vicino, ma vasi prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, che vaghi se ne fotte, se tutto il tempo che è passato è tempo perso, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare, e tutte le volte che da Gesù nato, che mi scendava ma non stivo qua. Oggi un giorno importante. Ovviamente noi ci associamo a questo grande evento. Tanti amici sono venuti a trovarti, una grande festa qui a Villa Domi. Però noi vorremmo sapere, insomma, tre cose importanti. È come se fosse un piccolo bilancio, no? Poi l'ultima è quella che poi tu aspetti un bambino, e quello poi sarà proprio l'evento dell'evento. Insomma, quando tu hai conosciuto tuo marito, perché oggi è tuo marito, sì. Oggi è tuo marito, da qualche ora però è tuo marito, voglio dire, avevi subito pensato che lui fosse l'uomo della tua vita? Sì, perché quando l'ho conosciuto è stato talmente bravo a esprimere i suoi sentimenti che subito mi ha convinta, e quindi è bastato pochissimo per capire che era l'uomo della mia vita. Ma c'è stato un suo comportamento, un corteggiamento? Lui mi ha rapito con la simpatia, mi ha rapito molto con la simpatia, con l'allegria e con la sua premura, perché lui è un ragazzo molto premuroso. Per me questa è la cosa più importante, il rispetto, la stima, quindi queste sono le cose più importanti, oltre all'amore. Però se non c'è la stima e il rispetto, non c'è neanche l'amore. Tu sei un avvocato di grido, una donna intellettuale, ti muovi nei salotti importanti di Napoli, di Milano, di Roma. Ma come ti vedi adesso con questo nuovo status? Voglio dire, adesso tu sei moglie, no? Ma questo è il sogno più grande della mia vita. Cioè, io ho sempre sognato di creare una famiglia, piuttosto che la mia affermazione professionale, la realizzazione professionale. La mia più grande realizzazione è quella che oggi sono sposata e tra poco aspetterò, cioè tra poco nascerà questa bimba che porto in grembo, quindi questa è per me la più grande realizzazione. Noi ti auguriamo di averne almeno altre tre bambini. Tre si dice che è il numero perfetto, no? Speriamo almeno che vada tutto bene, almeno con la prima, e poi si vedrà. Perché no? Noi ti auguriamo il meglio, perché tu sei una donna raffinata, una donna intelligente, colta, ma anche molto sensibile, una sensibilità un po', sì, un po' più alta del normale. Posso dire che ti conosco, che tu studiavi ancora sui libri le tesine per l'università, ancora ti dovevi laureare. Io ti dicevo sempre: studia, è vero? Sì, sì, è vero, è vero. E infatti poi dopo, con tanti sforzi, sono arrivata alla realizzazione professionale, però per me questa è la realizzazione più grande. Non esiste gioia più bella. Noi siamo quasi in chiusura, perché poi ci sarà la torta, i baci, i dolci, tutto quanto. Con le nostre immagini abbiamo raccontato un po' l'inizio della celebrazione, il sindaco e quant'altro. Adesso siamo quasi in chiusura. Tu sei un po' stanca, ovviamente. Oh, oh sì. Perché porti il peso di due persone, questa bella creatura. Come si chiamerà? Nicole. Ah, un nome straordinario. Voglio dire, ma un pregio e un difetto di tuo marito? Che è molto ansioso, il difetto. Il pregio è che è buono. Abbiamo sentito la tua dolce consorte e abbiamo chiesto a lei quale fosse un pregio e un difetto, e come tu l'hai rapita, l'hai corteggiata e l'hai conquistata. Adesso noi vorremmo sapere da te come lei ha conquistato te e qual è un pregio e un difetto di Francesca. Allora, il pregio di Francesca sicuramente è la simpatia e la bellezza,
Il difetto è che è molto suscettibile, molto, molto suscettibile. Assomiglia a una persona e alla sua famiglia. Non facciamo, facciamo nomi. Ma di no, cognomi. Non abbiamo detto nulla. È scappato così. Questo taglialo perché sennò ci lincia. Mariti. Quindi esce proprio. Confermo, confermo. Esce spontaneo. Insomma, oggi un impegno importante, un impegno civile importante, un impegno di portare avanti una famiglia, dei figli. So che tra poco nascerà una bella bambina. Quindi tu sei una bella femmina, un'altra femmina nella famiglia. Io non sono abituato alle femmine perché siamo tutti uomini, però va bene comunque. E abbiamo saputo anche il nome, che è molto francese. Nicole. Da dove nasce poi Nicole? Nasce dal fatto che lei ama il francese. E poi piaceva, un bel nome. Poi sta bene col mio cognome. Nicole Cirino. Quindi abbina bene. Sposa bene. È un bello, un bello. Oggi è una bella cerimonia, abbiamo visto tanti ospiti. Sono passate le immagini del vostro matrimonio, la liturgia fatta dal sindaco, nel maschio Angioino, un monumento storico, voglio dire, cosa ti rimane di questa giornata? Sicuramente è stata una bella giornata, molto emozionante, intensa, anche stancante. No, ma c'è un particolare della giornata che ti rimane? Guarda, però quella cosa lì mi ha colpito. Un momento particolare. Beh, quando è entrata Chicca nella sala. Perché ridi? Quando è entrata, quando spieghiamo che ci sono tanta gente che ti guarda, che è i disturbatori di Canale 5. Però noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti comunque. No, il momento più particolare sicuramente è stato quando l'abbiamo attesa, diciamo, di fronte al sindaco. No, perché le donne si fanno aspettare. Ovviamente. E lei si è fatta aspettare anche parecchio, nonostante gli avessi detto cerca di venire prima. Vabbè, insomma, le donne vanno sempre sostenute, accontentate. E poi insomma, che cosa ti ha colpito di questa magia di questa giornata? Perché oggi è una giornata magica, molto anche magica. Anche questa location è questa molto prestigiosa, è tutto un insieme di magia, diciamo. Adesso tu dovresti fare un augurio a te stesso e alla tua famiglia. Come vedi la tua famiglia nei prossimi 150 anni? Il primo augurio andrebbe a nostra figlia, che possa nascere sana, forte e bella. E poi il resto verrà da solo. Tu sei veramente pronto? Ovvio. L'età non si vede, ma non gliela dico. Allora, noi abbiamo detto a Francesca, come tu la chiami confidenzialmente, che Chicca, non Chicca, non ti far sentire perché si arrabbia. Infatti sopra al suo profilo c'è scritto Chicca. Auguriamo lunga vita. E cosa vorresti augurare a voi stessi? Ah, una vita serena e tranquilla. Semplice. Molto semplice. Molto semplice, semplicissimo. La semplicità vince. Sempre. E noi ci associamo. E io vi ringrazio per l'intervista.